Presentato ufficialmente il nuovo Corecom Marche. Salta la proroga del commissariamento degli ERSU. Un anno di lavoro della Commissione Pari Opportunità. Presentazione ufficiale per il nuovo Corecom, un organismo più snello rispetto al passato, formato da tre componenti: Cesare Carnaroli, il presidente, Domenico Campogiani, il vice, ed Emanuele Maffei. Chiari gli obiettivi. In modo particolare di continuare questa attività delegata delle conciliazioni, che ne abbiamo circa 2000 l'anno. E poi c'è questa nuova attività che noi vorremmo implementare come funzione propria, e proprio questa mattina abbiamo avuto un incontro con la responsabile della polizia postale qua di Ancona per iniziare un rapporto virtuoso noi con le scuole relativamente alla tematica del cyberbullismo, che proprio in questo momento è una delle priorità relativamente alla fascia adolescenziale. Funzioni importantissime quelle del Comitato Regionale per le Comunicazioni, e sull'uso consapevole del web e il contrasto al cyberbullismo ha insistito anche il Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mastro Vincenzo, delegato per le comunicazioni e i Corecom alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali Italiani. Ci sono alcune competenze che vanno rafforzate, l'ho detto recentemente anche a una riunione a Roma, ho auspicato che i Corecom svolgano sempre più competenze, sempre più funzioni su questo tema, e in particolar modo nelle Marche presto adotteremo anche una proposta di legge che affronta il cyberbullismo, che affronta l'uso consapevole, il tema dell'uso consapevole del web, e io mi auguro che il nuovo Corecom sia impegnato su questo fronte, in particolar modo con un'azione forte di formazione nelle scuole. Il Corecom sarà chiamato a vigilare anche sul rispetto della par condicio in vista della prossima campagna referendaria sulla modifica costituzionale. Senz'altro c'è da controllare che la campagna per il referendum, quello ormai che conoscono tutti per il sì o no alla riforma costituzionale, si svolga nel rispetto delle norme della par condicio. Cosa vuol dire? Che le televisioni e le radio delle Marche devono garantire spazi uguali ai sostenitori del sì e del no. Questo in programmi specifici sul referendum. E invece quando fanno informazione devono rappresentare nei telegiornali e nei giornali radio l'opinione dell'uno e dell'altro. Il Corecom deve controllare e monitorare, anche su segnalazione dei cittadini e dei partiti politici e dei comitati del sì e del no, che le radio e le TV delle Marche si comportino bene, e noi lo faremo. Era all'ordine del giorno dell'ultima seduta del Consiglio regionale, ma dopo il dibattito in aula, al momento della votazione, è mancato il numero legale e la proposta di legge che proroga il commissariamento degli ERSU fino al 31 gennaio 2017 è così slittata. Nella prossima assemblea si procederà direttamente alla votazione finale sul provvedimento, essendosi già esaurita la fase degli interventi e delle dichiarazioni di voto. La rinnovata Commissione regionale pari opportunità compie un anno, l'occasione per fare il punto sull'attività svolta e per mettere in calendario nuove iniziative per il futuro in diversi settori. Riprendendo alcuni filoni del passato, progetti molto interessanti riguarderanno il lavoro e la cultura. Non mancherà l'attenzione alla medicina di genere.